Salve ragazzi e benvenuti di nuovo sul nostro canale. Oggi andremo a vedere le recensioni ignoranti su Amazon. Più che recensioni ignoranti, io definirei prodotti ignoranti per il caso di oggi. Allora, oggi andremo a vedere... Ah, prima, attenzione, prima sigla. Cavolo, di nuovo sbagliato sigla. Sigla giusta. Come vi ho già detto prima, oggi andremo a vedere motoseghe. Già, sì, proprio così. Eccoci qui, siamo su Amazon e ecco la motosega in questione. Kiam Power Products, cioè proprio uno schifo, 14.495 euro, più i 50 della spedizione, ovviamente, mi sembra giusto, eh. Cioè, guardate, ma guardate, quasi 15.000 euro, ma è possibile. Non è possibile, cioè, no, aspettate però. Cioè, adesso basta, perché quasi 15.000. Basta, adesso vado a prendere un catalogo di motoseghe qui in casa. Vado a prendere, porca miseria. Cioè, ragazzi, solo per farvi un'idea, sono andato a prendere due cataloghi di motoseghe. Allora, andiamo subito a vedere. Andiamo subito. Squarna, quindi la marca migliore di motoseghe al mondo, praticamente. 200 euro, 269, 339, 389, 600, 800. Mamma mia, ma come si fa a 14.500 euro una motosega schifosa? Dove sono? Eccolo qua. Cioè, la più cara costa 1.800 euro di quelle professionali. Non è concepibile 14.000 euro, 14.595 euro più le spedizioni una motosega. Torniamo a vedere le recensioni adesso. Dopo aver visto i prezzi delle motoseghe, andiamo a vedere le recensioni. 4,2 su 5 la media. Mamma mia, allora sì che va. Forse sarebbe meglio controllare i punti e le virgole. Nah, precisino. Non va bene. Ecco. Fantastica. All'inizio ero un po' titubante per il prezzo, ma poi ho letto le caratteristiche e l'ho comprata. Ora non potrei più fare a meno di inizio facile con valvola di decompressione e soprattutto della mirabolante Super Oregon catena. Il design accattivante ha tolto ogni riserva. Ora la porto con me ovunque, anche in disco, e le pupe non mi si staccano mai di dosso, assolutamente da prendere. Bravo, bravo. Andiamo avanti. Ottima motosega, taglia bene le siepi. No, ma non è possibile. Taglia bene le siepi. Pensate, una motosega che taglia le siepi. Molto comoda e precisa, ma fate attenzione perché un giorno mentre provavo a tagliarmi le unghie con questo fantastico arnese mi cadde sul pavimento trapassando con estrema facilità tutta la mia casa, conficcandosi nel giardino.
Dopo qualche secondo dopo l'avvento, la terra comincia a tremare, distruggendo totalmente la casa. Comunque, appetite questo pi. A parte questo piccolo incidente, sono contento dell'acquisto. Do 4 stelle perché i costi della spedizione sono troppo alti. Hai ragione, mo, bravo, bravo. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Ero indeciso tra prendere questa motosega e farmi portare direttamente a casa 120 tonnellate di legna già tagliata. Poi ho optato per la prima soluzione, in quanto il lavoro nobilita l'uomo. Bravo. Peccato per i 35 euro di spese di spedizione che francamente mi sembrano un po' eccessivi. E pensa che li hanno ancora alzati a 50 adesso. Andiamo avanti. Ma puoi. Avevo giardinato un Duster 110 cavalli per abbattere gli alberi e poi trainarli per 100 km in salita, ma poi ho deciso per questo gioiello di motosega e ho risparmiato quasi 400 euro. Grazie davvero. Bella e buona, ma. Cavolo, mi serviva proprio una sega con così tanti cavalli che non fosse a braccio per scaldare mia piccola dimora, sempre a sradicare alberi manualmente, poi si arriva a una certa età Beh, ho visto motoseghe qui su Sitarelle e mi sembrava vantaggioso. 62 di cilindrata, 50 centimetri di denti capaci di buttare giù qualsiasi cosa per 95 euro. Ma poi ho visto questa bestiolina, sarà sicuramente in adamantio. Ci fatto a prezzi anche le mie auto. Vecchia data. Andiamo avanti, questo non so scrivere. Non ci sono più. Come non ci sono più recensioni? Come non ci sono più recensioni? No, non è possibile. Non è possibile. Non ci sono più recensioni. No, domande ce ne sono. Non ci sono neanche domande. Mi però. Adesso mi arrabbio. Adesso mi arrabbio. Mi sta partendo il Mosconi. Mi sta partendo. E dopo questo direi di chiudere la puntata. Ve la lascio qui col prezzo proprio. Ci becchiamo al prossimo video.